Il web, baricentro del reportage sociale, video inchieste e giornalismo partecipato, è stato uno degli argomenti della seconda giornata del Festival del reportage giornalistico e del cinema documentario. Molto interessanti sono state le testimonianze del reporter e regista Valerio Nicolosi, che lavora per la Reuters, e della regista documentarista Leonora Nascimben Gasparotto. Ho presentato dei lavori riguardanti l'America Centrale, in particolare dei reportage fatti in Chiapas, quindi nel sud del Messico, in Guatemala e in Nicaragua. E abbiamo parlato insomma un po' di come si racconta, di come si struttura un reportage, di come è economicamente sostenibile un reportage, di come internet può servire a dei lavori di preproduzione, distribuzione, recupero dei contatti, insomma tutto quello che può essere utile. Ecco, noi abbiamo visto dei lavori di qualche minuto, non eccessivamente lunghi, per la post-produzione quanto ci vuole a montare tutto e a far sì che poi lo spettatore veda questo prodotto finale così? Bella domanda, insomma il montaggio è lungo più che altro perché ha bisogno di pause per avere insomma la mente un po' più fresca, perché a volte il rischio è quello di fare tutto troppo veloce e poi ti ritrovi con un lavoro che magari non torna, non fila, però non te ne rendi conto perché ci sei troppo, quindi devi staccare per qualche giorno e ritornarci su, quindi diciamo che per un lavoro di 15 minuti ci può stare anche un mese. Ecco, dal punto di vista professionale abbiamo visto quello che viene fuori, dal punto di vista umano qual è il ricordo più bello che hai portato da questi lavori? Diciamo che voi avete raccontato anche delle storie tristi, ma non solo, perché c'è anche quella della comunità del Guatemala che insomma è anche una bella storia di indipendenza, tra virgolette, chiamiamola così. Dal punto di vista umano cosa porti dietro? Dal punto di vista umano, quando torno da questi posti mi porto dietro tanto, tantissimo. In particolare finché la Florida, quindi un lavoro con una comunità guatemalteca, mi hanno insegnato tanta dignità, più che lasciato, me l'hanno proprio insegnata, come le comunità zapatiste. Comunque una vita molto semplice, sperduti, in mezzo alla selva, ma comunque dove non manca nulla. E a volte ti rendi conto anche di quello che noi abbiamo, spesso è anche superfluo. Insomma, si vive di contraddizioni, a volte appunto arrivo con attrezzatura molto costosa in posti dove vivono con nulla, mi rendo conto che quell'attrezzatura può essere anche superflua, però poi è vero pure che quell'attrezzatura e quella tecnologia mi permette di raccontare le loro storie e quindi di dare anche insomma risalto a quella che è la loro vita.